vitale delle cose si doveva compiere senza l'aiuto della tecnologia esasperata, ma in modo naturale secondo le leggi della natura. Ora, io sono Mimmo, vi saluto tutti, sono diciamo, tra gli organizzatori di questo evento e nel pensare alle parole che avrei dovuto dire non ho trovato altro che dirvi le parole che accompagnano l'inizio del lavoro multimediale che vedrete tra un po'. Il lavoro multimediale che vedrete tra un po' è uno dei tre eventi che a nome della famiglia Bonfanti ho organizzato, sentendomi un po' Bonfanti anch'io, visto che è il cognome di mia moglie. In questi due giorni non vogliamo però piangere un amico che non c'è più, ma siamo qui per ricordare che Francesco è sempre presente tra noi con le frasi che ci ha lasciato in eredità sul suo villaggio. Il mio discorso è già finito, nel senso che qui mi fermo sia perché chi mi conosce sa che non amo fare discorsi e credo che più che le parole contino i fatti che ognuno di noi può mettere in atto ed il lavoro che è stato preparato dai tre artisti Giacomo Bucci, Mario Mencacci e Davide Comotti è la dimostrazione inequivocabile di quanto i fatti contino più delle parole. Chiamo qui accanto a me Rosella Endler, che è la moglie di Francesco, perché in questo momento noi vorremmo ringraziare con una targa ricordo le persone che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di questo evento. Prima di lasciare spazio poi ai brevi saluti che le autorità presenti, che ringrazio, vorranno fare. Quindi consegniamo la prima targa a Davide Comotti, che a questo punto...